Siamo in diretta, siamo live per questo dibattito, questo smart event promosso da EUnews. È un piacere essere nuovamente con voi per parlare di temi importanti che hanno a che fare ovviamente con lo sviluppo europeo, con l'agenda europea e in questo caso con il digitale. In particolare parleremo di Recovery Fund e crescita digitale, questo che cosa significa. Cercheremo di capire come aiutare i paesi membri a sviluppare e ottimizzare l'ambiente digitale a cui ormai ci stiamo abituando, anche quelli che erano più refrattari in questo ultimo periodo hanno dovuto fare di necessità virtù. E parleremo anche di connettività, di intelligenza artificiale, ma immagino anche di tutti i nuovi diritti e doveri che l'agenda digitale comporterà, sia per gli stati membri dell'Unione Europea, così come per le cittadine e i cittadini che si stanno sempre più abituando a una crescita esponenziale delle attività produttive e non anche del nostro tempo libero che coinvolgono il digitale. Il digitale è, insieme alla cosiddetta green economy, uno degli asset portanti del Recovery Fund. E di tutto questo parleremo quest'oggi insieme a tre ospiti graditissimi. Si è collegato proprio pochi istanti fa Brando Benifei, europarlamentare, ben trovato. Ciao a tutti. E c'è con noi Franco Accordino della Commissione Europea, capo unità investimenti nelle reti ad alta capacità, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. E ho il piacere di parlare nuovamente con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. E allora io partirei, se gli altri partecipanti sono d'accordo, proprio diciamo dal côté politico, perché ovviamente l'agenda europea su cui tutti i paesi membri si dovranno confrontare, tra l'altro anche in Italia a breve sapremo che ne sarà del cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza. Insomma, il tema del digitale è un asset portante che non solo ha delle sue specificità, in Italia vediamo anche delle innovazioni a livello istituzionale proprio per accompagnare questa transizione digitale, come appunto il Ministero dell'Innovazione Tecnologica. Ma comporta delle sfide in parte conosciute, altre sconosciute anche a livello europeo. Si parla da molto tempo anche della possibilità che il digitale diventi, come dire, una sfida anche geopolitica. Si parla del cloud europeo, insomma, i temi sono tanti. Chiederei a Brando Benifei di intervenire subito, di raccontarci anche dal suo osservatorio a Bruxelles quali sono le aspettative, diciamo, per parte europea e anche che cosa si aspetta nella messa a terra dei desiderata europei da parte del nostro paese sul digitale, ovviamente. Sì, grazie di questo invito, grazie di questa opportunità e complimenti anche per l'impegno che EUnews mette da ormai parecchio tempo su questi temi, per approfondire con questo genere di incontri i temi europei, anche per farli arrivare poi a noi, al nostro pubblico, al nostro paese, agli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini. Grazie in generale per questo lavoro di approfondimento e oggi siamo qui su uno dei temi forse più cruciali, insomma, per la ripresa del paese e per il futuro dell'Europa. Siamo in settimane davvero fondamentali per impostare il lavoro dei prossimi anni, non solo per questo piano nazionale di ripresa e di resilienza, per il quale la timetable è confermata e siamo quindi addirittura di arrivo, ma anche per il lavoro legislativo che stiamo portando avanti in Europa nel campo digitale delle nuove tecnologie. Proprio questa settimana, infatti, verrà presentata l'attesissima proposta della Commissione di regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui sono già trapelati vari elementi. Sta per avviarsi ufficialmente anche la discussione parlamentare sul Digital Services Act, sul Digital Markets Act e anche sul Data Governance Act, che saranno altri tasselli chiave per modernizzare il quadro normativo relativo al mercato interno dei servizi digitali,
ormai fermo da una ventina d'anni, è incentivare i flussi di dati, ormai materia prima fondamentale per l'innovazione, ma come sappiamo ancora nelle mani di pochi grandi player. Obiettivo: completare finalmente il lavoro per la creazione di un vero mercato interno digitale, iniziato nella legislatura precedente, con un quadro giuridico chiaro, armonizzato e robusto per stimolare l'innovazione e la crescita economica, senza dimenticare la protezione dei cittadini e dei valori fondamentali dell'Unione. Come sappiamo, su indicazione dell'Unione Europea, con il Recovery Plan, almeno il 20% del totale delle ingenti risorse messe a disposizione per l'Italia dovrà obbligatoriamente essere investita nell'aspetto digitale e nell'innovazione tecnologica. Si tratta di un chiaro riconoscimento da parte dell'Unione dell'importanza fondamentale che sempre di più avrà il digitale nell'indice di sviluppo e di benessere dei paesi. Riconoscimento ulteriormente ribadito nella comunicazione Decennio Digitale Europeo presentata a marzo, che contiene target molto precisi e ambiziosi da qui al 2030. Purtroppo dobbiamo ammettere che l'Italia è ancora molto indietro su vari aspetti della trasformazione digitale, lo conferma l'indice DESI elaborato annualmente dalla Commissione Europea, che colloca l'Italia al 25esimo posto su 28 nel 2020, contando quindi ancora il Regno Unito, subito prima di Romania, Grecia e Bulgaria. È evidente quindi che l'opportunità offerta da Next Generation EU, che andrà considerata insieme ai fondi ordinari del quadro finanziario pluriennale per il settennio appena partito, penso Europa Digitale, al meccanismo per collegare l'Europa nella finestra per l'infrastruttura digitale, InvestEU, ma non solo, costituisce un'occasione che non possiamo davvero permetterci di perdere per recuperare il tempo perduto, come i governi Conte e Draghi hanno cercato e stanno cercando di fare. Come sappiamo, fino ad oggi l'Italia, con l'eccezione di alcune eccellenze locali, non sempre ha spiccato quanto ha capacità di sfruttare il proprio potenziale capitale nel settore dell'innovazione tecnologica, come anche in quello della ricerca e dello sviluppo. Infatti l'Europa ci classifica come paese innovatore moderato, al di sotto della media UE. Dobbiamo quindi ribaltare questa situazione e rendere l'Italia un leader dell'innovazione. Per fare questo dovranno aumentare notevolmente gli investimenti in ricerca e sviluppo, pubblici e privati, ma dovremo anche competere seriamente sulla frontiera tecnologica, in particolare nel trasferimento tecnologico e nelle catene strategiche del valore europeo, con il cruciale coinvolgimento delle piccole e medie imprese sparse sul territorio nazionale. E gli strumenti di supporto alle imprese, finanziarie e non, a livello UE e nazionale ci sono e aumenteranno nel corso dei prossimi anni. Penso ad esempio ai Digital Innovation Hubs istituiti dal programma Europa Digitale. Ma appunto non parliamo solo di innovazione di frontiera, ma anche di digitalizzazione di base delle imprese italiane, che secondo l'indice DESI non è migliorata negli ultimi 3 anni, nonostante qualche timido segnale, ad esempio sull'utilizzo dei social network. Eppure la pandemia ci ha mostrato come le imprese che hanno saputo reinventarsi, ricorrendo all'e-commerce, ad esempio, sono riuscite a restare sul mercato nonostante le chiusure e le mille difficoltà che ci sono. Tutto questo però non può prescindere dall'infrastruttura digitale, che è notoriamente uno dei punti deboli del nostro paese per quanto riguarda i ritardi nella digitalizzazione e il digital divide. Assicurare il completamento della copertura di rete a banda larga e 5G nell'intero paese, raggiungere gli obiettivi europei di connettività della Gigabit Society entro il 2025 sono prerequisiti per una vera trasformazione digitale del paese. Molto importante in questo senso è anche la sezione contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e la semplificazione delle procedure burocratiche. L'accelerazione impressa dal lockdown mostra che siamo ormai pronti ad affrontare questo nodo e che ci sono stati miglioramenti nell'offerta di servizi pubblici digitali. Ma va risolto anche il nodo dell'ancora scarso ricorso dei cittadini a tali servizi. E qui veniamo al vero tallone d'Achille del nostro paese, ossia quello delle competenze digitali, non solo specialistiche ma anche conoscenze di base, perché ormai stanno diventando un prerequisito per essere cittadini attivi e non rimanere esclusi dalla società. Fondamentale nei prossimi anni sarà promuovere l'upskilling e il reskilling dei lavoratori, anche in quest'ottica del digitale. In questa prospettiva è fondamentale il Fondo Sociale Europeo Plus, che diventerà lo strumento principale per investire nel capitale umano e nelle skills, in stretta sinergia con altri programmi chiave come Horizon, Erasmus Plus e FSE Plus. Il Fondo Sociale Europeo Plus opererà creando una stretta correlazione tra programmi e raccomandazioni specifiche per paese e l'allineamento quindi agli obiettivi del pilastro europeo
dei diritti sociali, in particolare con almeno il 25% di fondi sociali, di fondi dell'FSE per gli stati membri da destinare all'inclusione sociale, per esempio anche rispetto al tema del digital divide. E stanzierà sempre il fondo sociale finanziamenti fondamentali per reskilling nelle realtà più bisognose, in questo sviluppando di questo più bisognose di queste azioni, in questo modo sviluppando una serie di competenze in grado di sostenere progetti imprenditoriali innovativi basati sulle nuove tecnologie. Insomma, per concludere, abbiamo davanti moltissimo lavoro da fare nei prossimi anni per riportare il Paese su una strada di crescita, di uno sviluppo nel solco della bussola digitale delineata dalla Commissione. Oltre all'azione sul piano legislativo e quella sul piano dei fondi, di cui ho parlato, è fondamentale il massimo impegno e coinvolgimento di tutti gli attori, dal governo ma anche le istituzioni nazionali locali, la scuola, le associazioni imprenditoriali, fino ad arrivare a Bruxelles. Per questo ringrazio appunto ancora EUNews per questo confronto che spero prosegua nei prossimi mesi. Grazie. Grazie Brando Benifei. Se Benifei mi consente, io vorrei fargli un paio di domande molto rapidamente, perché ho preso appunti mentre interveniva. Ci sono degli aspetti secondo me molto importanti, perché chiaramente quando parliamo di messa a terra del digitale, di transizione digitale, di PNRR, ovviamente ancora diciamo stiamo parlando un po' senza conoscere i dettagli del prossimo piano del governo Draghi. Chiaramente ci sono delle cose che ai più sono chiare, come appunto una transizione più di efficacia ed efficienza all'interno della pubblica amministrazione, però ci sono anche degli aspetti meno scontati quando parliamo per esempio di formazione continua, o ancora di una formazione più specifica per i settori ad alte tecnologie. Si parla molto spesso anche degli ITS come possibilità di nuovi impieghi nel mercato del lavoro. Questo per far capire anche a chi ci ascolta che quando parliamo di digitale non parliamo di qualcosa, diciamo, che riguarda solo i cosiddetti secchioni o i nerd appassionati di tecnologie, ma parliamo di qualcosa che investe a 360 gradi in tanti settori diversi, in tanti modi diversi, la vita di noi tutti e anche la vita di molte attività produttive, del mondo della formazione, del mondo della ricerca. Tra l'altro, una delle cose di cui si parla spesso è, insomma, quando ci sono salti tecnologici molto ampi, si aspetta che ci pensino o si adeguino le generazioni successive o i cosiddetti nativi digitali. Noi andiamo verso una strada che è evidentemente di generazioni e prossime generazioni che saranno in qualche modo obbligate a stare sempre al passo, native digitali o non, con quello che accada. Un altro elemento, e su questo volevo sentire Benifei e poi chiederò anche agli altri ospiti, è che in Italia è vero che siamo particolarmente indietro sul fronte digitale, ma è vero anche che specularmente abbiamo avuto per anni il problema del nanismo delle imprese, no? La maggior parte del tessuto produttivo italiano è fatto di piccole e medie imprese, anche di piccolissime imprese. Il digitale paradossalmente ci dà l'occasione di accorciare le distanze, perché ormai anche le imprese piccole, se si attrezzano bene, se innovano bene, possono stare in modo adeguato e anche proficuo sul mercato. Su questo particolare terzo aspetto e sull'aspetto ovviamente della formazione continua, Benifei, che cosa ne pensa? Ma io credo sì, si tratti di una questione fondamentale, in quanto noi abbiamo difficoltà, penso a tanti giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro, anche nel mondo del lavoro legato alle nuove tecnologie, a costruire un percorso di carriera e di crescita professionale che sia stabile, che sia certo, che abbia appunto un percorso chiaro, quando ci sono aziende che sono troppo piccole, che non riescono a costruire uno sviluppo e una crescita, che poi va a scapito anche, come dicevo, della possibilità di occupazione di profili qualificati. Quindi su questo serve un impegno forte, un impegno di crescita azione specifica proprio per sviluppare questi percorsi di carriera e di crescita della dimensionale delle aziende anche in questo ambito, così come
c'è un tema proprio di investimento sulla ricerca e sviluppo che oggi è ancora un tema di ritardo per il nostro paese e che con le risorse, proprio la prossima settimana al Parlamento europeo ci sarà in plenaria un dibattito congiunto su vari pezzi del bilancio europeo relativi proprio alla ricerca e all'innovazione, c'è una necessità di fare un uso molto più efficace, molto più dinamico anche degli strumenti europei per colmare questo gap. Quindi penso che queste siano assolutamente delle priorità e che, come ho detto prima, sviluppare una formazione continua, una formazione permanente per i lavoratori e anche per gli imprenditori su questo fronte sia una assoluta priorità. Purtroppo noi parliamo da anni di queste cose, ma poi abbiamo un sistema, per esempio, della formazione permanente ancora troppo fragile e su cui invece serve utilizzare le risorse europee non solo per spendere, ma anche per riformare in maniera adeguata il sistema. Grazie. Grazie a Brando Benifei, europarlamentare. Intanto, mentre insomma, ci addentriamo in questo nostro spazio insieme grazie a EU News, prima di dare la parola a Franco Accordino, ricordo che potete approfittare di questo spazio, ora che ci siamo un po' addentrati anche negli snodi che toccheremo, per farci sapere che cosa ne pensate. C'è un sondaggio che EU News lancia e a cui potete rispondere. Il titolo di la domanda di questo messaggio, di questo sondaggio, è: lo sviluppo digitale è la chiave di volta per una ripresa duratura? Ci credete, non ci credete? Fatecelo sapere, perché poi alla fine, in coda alla trasmissione, raccoglieremo le vostre risposte e anche gli spunti e le sollecitazioni che vorrete fare a noi tutti e soprattutto ai nostri ospiti. Franco Accordino, dicevamo, Commissione Europea, capo unità investimenti nelle reti ad alta capacità, insomma, questo è proprio, come dire, quello di cui parliamo è proprio roba sua, come si suol dire. Il digitale ci sembra sempre qualcosa di un po' difficile, non abbiamo ben capito come entrerà nelle nostre vite, ne siamo stati un po' più coscienti paradossalmente in questa pandemia, in cui anche quelli che erano proprio di coccio sulle tecnologie hanno dovuto imparare a usare le piattaforme, Zoom, StreamYard e chi più ne ha, più ne metta, addirittura anche alcune piattaforme che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto mettere su in fretta e furia per poter garantire lo smart working, diciamo lo smart working che ovviamente nelle pubbliche amministrazioni è diverso dalle piccole e medie imprese o dalle grandi imprese. Che cosa ci ha insegnato questa pandemia e la Commissione Europea, ovviamente, che cosa si aspetta che possa cambiare, in che tempi, in che modalità su questo fronte nei vari paesi? C'è chi, diceva anche Brando Benifei, è più avvantaggiato, ha fatto prima i compiti diciamo a casa, e chi come noi, diciamo, non parte benissimo, però insomma ci possiamo rifare. Grazie Valeria. Innanzitutto ringraziare EU News anche per l'invito e ringraziare l'onorevole Benifei per l'ampia introduzione e spazio che ha dato un po' alle iniziative europee. Le aspettative sono tante, Valeria, sono alte, il livello di ambizione è senza precedenti, non solo in termini numerici e quindi di pacchetto mobilitato in termini finanziari dall'Europa per affrontare la crisi e il post-crisi, ma anche in termini qualitativi, e qui è il punto. Quindi io credo che occorra associare una visione per il digitale che tutti noi abbiamo, declinata in un modo o nell'altro, una visione implementativa. Non è un ossimoro questo qui, bisogna avere una visione implementativa, perché il modo in cui verranno spesi questi soldi sarà ugualmente, se non più importante, della, come dire, la visione della destinazione finale in cui vogliamo tutti noi andare. Vogliamo andare a passi abbastanza rapidi, però facendo delle scelte ponderate. Quindi la rapidità, la velocità non deve essere ancora una volta il semplice driver, perché è importante fare delle scelte buone. Quindi, allora, cosa voglio dire con questo? Occorre focalizzare l'attenzione al livello, alla logica di sistema. Se ne è sempre parlato. Ecco, quello che mi è piaciuto dell'onorevole Benifei è che effettivamente ha tracciato un quadro
ampio degli interventi, no? Dello spazio di intervento. Quindi faccio un esempio. Se si dice alla pubblica amministrazione di cambiare, quindi di digitalizzarsi e modernizzarsi, e questo è uno dei pilastri dell'RRF, delle flagships, e beh, se poi quella pubblica amministrazione va a comprare prodotti e servizi che non sono europei, io qualche problema ce l'ho. Quindi dobbiamo fare in modo di poter facilitare, innescare un processo virtuoso per il quale l'amministrazione pubblica europea, quindi anche a livello locale, anche il piccolo comune, non soltanto i grandi governi, possono effettivamente giocare il ruolo di volano che si è sempre detto, no? Quindi c'è una domanda da parte dell'amministrazione pubblica, è il primo a volersi digitalizzare, oltre in parallelo ovviamente anche alle imprese e ai cittadini di per sé, ecco, che si introduca un'offerta allo stesso modo perché si acquisti europeo. Quando si parla di acquistare, oggigiorno non si parla soltanto di comprarsi una licenza per accedere o utilizzare un prodotto o un servizio. Si parla anche di un altro modo per pagare questi servizi, che è quello dei dati. Quindi è importante in qualche modo fare in modo che i dati rimangano, o meglio, vengano utilizzati prima di ogni altro di ogni altra regione al mondo, dall'Europa stessa. E qui entriamo in un crinale molto interessante e anche, diciamo, di grande battaglia geopolitica, perché sono molti mesi, ormai più di un anno, che per esempio Stati Uniti e Cina si danno battaglia, la chiamano guerra commerciale, ma in realtà è una guerra tecnologica, diciamo che a noi europei ha interessato fino a un certo punto. Adesso iniziamo a immaginarci anche in un'altra dimensione, si parla appunto del cloud europeo. Da questo punto di vista, come torneremo a essere padroni dei nostri dati? La dico brutalmente. È una bella domanda questa, è una bella domanda perché non è da oggi che ce la poniamo e non solo per i dati. Allora, l'opportunità senza precedenti viene per l'appunto nel modo di implementare. Se riusciamo sia a livello locale sia a livello anche europeo, quindi una distanza enorme, a collegare la domanda con l'offerta, siamo sicuri che l'offerta europea sarà conforme, rispetterà i valori europei, avrà alla base quel DNA che purtroppo altre regioni non posseggono. E lo dico con orgoglio questo. Quindi se riusciamo a collegare la domanda e l'offerta anche in piccoli progetti, non dobbiamo per forza avere dei progetti giganteschi, allora attraverso l'effetto di scala, allora possiamo poi effettivamente moltiplicare, aggregare la domanda e fare in modo che ci sia un'offerta che magari può arrivare anche da grandi progetti. Quello... Abbiamo qualche difficoltà di linea, immagino, con il dottor Franco Accordino. Chiedo alla regia ovviamente di recuperare il collegamento, aspettiamo qualche secondo vedendo se... Sono di nuovo, normalmente mi ascoltate? Ecco, ora sì. L'ascoltiamo, non la vediamo, ma almeno così termina il suo intervento. Posso vedere un attimino di configurare brevemente di nuovo il mio sistema che ha deciso di configurarsi da solo, ecco, senza... A proposito di tecnologia... Mi vedete di nuovo, immagino, no? La rivolta della scienza della tecnica in diretta, allora, prego. Allora, dicevo, riusciamo a collegare la domanda e l'offerta in modo intelligente, in modo continuo, a innescare un processo virtuoso? Gli americani hanno creato delle realtà, dei successi planetari partendo da un garage, no? La storiella del garage, no? Del nerd che si era messo nel garage insieme ad altri, hanno inventato un sistema operativo oppure un algoritmo di ricerca, e poi da lì è successo qualcosa di magico. Allora, il resto è storia. Prego. Intervenire a livello di finanziamenti, di strumenti di finanziamento, quindi le modalità implementative diventano importanti. Quindi iniettare del capitale dentro le buone idee in modo tale da farle evolvere ed emergere a livello globale. E questo può arrivare anche da un piccolo paese, da un piccolo centro della provincia o della valle XY italiana, dove c'è un enorme valore originale, ci sono anni, anzi millenni di storia, che sono unici al mondo. Allora, se riusciamo a digitalizzare quelle realtà, portando la connettività prima di ogni cosa, portando il 5G, quello buono, quello standalone, che consente di collegare gli oggetti, di realizzare digital twins e quindi generare dei dati che vengono sfruttati in locale e poi messi a comune anche a livello europeo per poter trarre dei vantaggi senza precedenti.
Assolutamente, ecco. Assolutamente. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente una battuta che fa un caro amico, anche un caro amico di Radio Radicale, il professor Fabio Pammolli del Politecnico di Milano, che all'epoca della sua esperienza come rettore a IMT Lucca, che insomma è una scuola di alta formazione in tecnologie, ingegneria, insomma in materie molto complicate per postdoc, diceva una cosa che secondo me era, come dire, emblematica. È vero che gli altri hanno la Silicon Valley, ma se noi riuscissimo a creare degli hub, delle scuole di eccellenza, anche in paesi bellissimi, all'epoca IMT Lucca era Lucca, una città meravigliosa, guardate che i ricercatori anche a livello internazionale sono più contenti di venire nelle belle cittadine italiane anziché sbarancati in mezzo al deserto o in altri luoghi ameni, che sono sicuramente bellissimi, produttivi e ampiamente performanti, ma se noi fossimo in grado di, non è detto che la partita sia persa, ecco. Assolutamente, però vorrei sottolineare, il locale, il piccolo, non è in contrasto con la massa critica che ci vuole assolutamente, e deve essere costruita a livello europeo. Per questo c'è bisogno di centri di eccellenza anche di rango internazionale, con tutto il rispetto ovviamente, che possano unire le forze e costruire un'offerta europea competitiva e visibile a livello globale. Ecco. Grazie al dottor Franco Accordino della Commissione Europea. Passo la parola a Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tecnologia, che è il direttore scientifico, come si dice, ultimo ma non meno importante, perché cerchiamo di capire come si fa innovazione tecnologica nel nostro paese. Sappiamo che ci sono altre realtà che sono appunto più produttive da questo punto di vista, in cui è più facile fare innovazione, anche innovazione tecnologica, per una serie di ragioni, perché la ricerca funziona meglio, perché si riesce a trattenere con più facilità i cervelli ben pensanti e funzionanti, perché c'è un sistema anche per il fundraising degli angel investor che funziona di più, le banche funzionano in modo diverso. Insomma, se lei dovesse parlare non solo delle aspettative che abbiamo sul recovery, ma poi di come far sì che la messa a terra di un recovery unisca tutti quelle cose, quegli elementi che fanno bene all'innovazione del paese, lei che lista farebbe, al di là degli obiettivi europei? Che cosa non funziona? Che cosa dobbiamo fare meglio? Mi piacerebbe avere la ricetta, però proviamo a disegnarla online oggi. Allora, intanto penso che sia necessario partire da chi l'innovazione la fa, quindi dobbiamo mettere, a bilancio il fatto che dobbiamo essere in grado di attirare i talenti. Ne abbiamo parlato, alcune delle cose che abbiamo detto proprio oggi sono sicuramente parte di questa equazione. Quindi portare i talenti vuol dire, da una parte, fornire i centri di ricerca dove si produce questa innovazione, e vuol dire fornire anche dei programmi chiari per portare le persone poi fisicamente in Italia. Il centro di ricerca vuol dire l'infrastruttura, per cui si è citato il fatto che è necessario avere una certa infrastruttura. Io penso alla connettività, ma c'è anche tutto l'aspetto legato alla capacità di calcolo. Ormai il digitale si utilizza per fare innovazione in qualunque disciplina scientifica, e quindi è necessario avere questa capacità di calcolo, importante, perché come Italia siamo un po' indietro numericamente, nel senso che facciamo l'1 e qualcosa per cento della capacità di calcolo mondiale. Chiaramente non è sufficiente per un paese che vuole essere poi, che vuole primeggiare in questo settore o che vuole salire nella classifica del digitale. Quindi anche questo è un aspetto importante. Avendo l'infrastruttura, è vero che l'Italia attira, poi bisogna essere in grado di mantenerli questi talenti, per cui qualche regola chiara anche nel portare i ricercatori in Italia bisogna averla, bisogna evitare un po' quel famoso brain drain che ci ha piagato soprattutto nei decenni passati. Quindi questo vuol dire programmi chiari, vuol dire percorsi di carriera chiari, c'è tutto un aspetto legato a come si tengono i ricercatori che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi questi due elementi bisogna metterli insieme. A quel punto abbiamo l'innovazione. Sperabilmente i ricercatori, tra l'altro in Italia abbiamo
una produttività che non è male. Spesso, diciamo, se la rapportiamo al singolo ricercatore, siamo messi piuttosto bene in tanti settori. Mi viene in mente la robotica, che è il mio settore, ma anche l'intelligenza artificiale. Abbiamo un posizionamento dal punto di vista della ricerca che è assolutamente di buona qualità. Quindi c'è una possibilità, quindi infrastruttura e qualche investimento proprio nei centri di ricerca sicuramente è necessario. Dopodiché c'è l'aspetto di innovare verso le imprese, quindi come connettere questa ricerca verso le imprese. Abbiamo citato, è stato citato dall'onorevole Benifei, il Digital Innovation Hub, il programma Digital Europe. Questo è qualcosa che stiamo guardando anche noi con interesse, perché pensiamo che possa essere una possibilità per mettere a fattor comune tutti gli elementi necessari. In un Digital Innovation Hub mettiamo il centro di ricerca, mettiamo chi può fare formazione all'impresa, mettiamo chi i fondi, mettiamo gli incubatori d'impresa. Ci sono tutti gli elementi in un unico, se vogliamo, contenitore sotto un unico cappello, che possono aiutare a fare questo passaggio. Poi esiste sempre la cosiddetta valle della morte, quindi il ricercatore fa fino a un certo punto, bisogna avere dei programmi specializzati per fare i proof of concept, per portare le tecnologie a quel livello un pochino più alto, che consente poi all'investitore di essere più tranquillo nel effettivamente portare i fondi a investire su queste idee. E poi ogni invenzione, ogni tecnologia fa un po' storia a sé, ci sono aspetti diversi. Se parliamo di, non lo so, farma, è un mondo; se parliamo di tecnologia robotica è un altro mondo ancora; se coinvolgiamo l'hardware è tutto un po' più complicato, anche il tipo di finanziamento necessario è diverso; se parliamo di digitale puro è ancora un altro mondo. Quindi bisogna un pochino poi caratterizzare e verticalizzare in maniera più precisa. Se lei dovesse però, diciamo, raccontarci anche in maniera pratica, perché diciamo usiamo questo tempo a disposizione anche per spiegare a chi ci segue poi come concretamente da un'idea, da un'innovazione si passa poi, come dire, al prodotto finale, quali sono le realtà pubbliche e private che oggi, come dire, investono di più? Lei parlava appunto del settore farmaceutico, e sappiamo oggi per la questione vaccini quanto questo settore sia sotto la lente di ingrandimento e ovviamente anche sottoposto a grandi possibilità di profitto, ma anche grandissime possibilità di caduta, perché poi quando ci sono, come dire, temi così grandi come una pandemia è un conto. Lei diceva, per esempio, il digitale è ancora un'altra storia. Prendiamo questi due esempi. Chi è che fa legge all'investor, allora, come si dice? Noi abbiamo trovato una buona risposta su tanti settori, per cui non c'è necessariamente una preferenza. Noi abbiamo avuto e abbiamo startup che abbiamo lanciato come istituto nel campo prettamente digitale. Ci sono dei ragazzi che fanno simulazioni molecolari, una cosa che sembra fantastica ma consente di fare poi le simulazioni dei farmaci, che lavorano con le grosse case farmaceutiche e realizzano proprio i servizi che consentono di fare queste simulazioni, software, e vendono di fatto dei software, quindi sono puramente digitali. Abbiamo d'altra parte altre startup che si sono lanciate nel campo, ad esempio, della robotica per la riabilitazione, e questo è un mondo diverso. Hanno dovuto pensare, inventare un hardware, avere un investimento importante, parliamo di decine di milioni, perché per arrivare a produrre una macchina e poi consegnarla agli ospedali, insomma, la strada è un po' più lunga, un po' più complicata. Però non c'è una, devo dire che dal punto di vista delle possibilità si riescono a trovare entrambe. Non ho visto una chiusura particolare. La fase intermedia è stata decisamente più critica per chi fa robotica, per cui abbiamo avuto fortunatamente un investitore istituzionale che ha messo quel chip iniziale che ha consentito di fare la transizione tra quello che aveva fatto il nostro studente di dottorato e quello che poi è diventato un prodotto. Lungo la strada c'è anche una parte di, se vogliamo, di coaching più legato al mondo del business, perché il ricercatore non è necessariamente
un esperto di come fundraiser, come dire. Chiaro, chiaro. Qui l'istituto ha fatto la sua parte, cercando di aiutare proprio questo passaggio. Abbiamo anche dei partner, ci sono delle università, dei programmi di business, diciamo, svolti da università che sono di altissima qualità, per cui bisogna poi appoggiarsi anche agli esperti per ogni elemento della catena, mettere insieme questa catena che poi consente di andare dall'idea dello studente fino all'azienda. Insomma, quindi abbiamo raccontato, grazie a Giorgio Metta, che ricordo, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, per averci raccontato come nasce un'innovazione, come cresce un'innovazione e arriva a essere poi un prodotto sul mercato, poi chiunque acquisti poi questo prodotto, che sia di pubblica utilità o che sia appunto un'innovazione che riguarda magari l'ambito della robotica e magari un'azienda in particolare o altro ancora. Intanto vi do l'aggiornamento sul nostro sondaggio di cui parlavamo, perché sono arrivati i risultati. Lo sviluppo digitale è la chiave di volta per una ripresa duratura? Ebbene, i sì sono il 92%, i no sono lo 0%, quindi diciamo non abbiamo scettici su questo, abbiamo qualche titubante, non so, sull'8%, quindi diciamo che ci si aspetta molto da questo sviluppo digitale, immagino anche dal prossimo recovery plan e dal prossimo piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo tempo per fare un ultimo giro di tavolo con tutti e tre i nostri ospiti. Riparto dall'onorevole europarlamentare Brando Benifei, magari se ha piacere attirare qualche filo tra le cose che ha ascoltato ovviamente dagli altri interlocutori, perché insomma gli spunti non sono mancati. Ma sì, mi scuso che poi devo scappare per un impegno istituzionale, ma penso che siano emersi oggi, insomma, un po' le questioni fondamentali per poter affrontare questi temi con l'adeguato impegno, l'adeguata efficacia anche dal punto di vista delle istituzioni. Mi permetto solo di dire che il piano di ripresa e resilienza che è in via di definizione finale, insomma, verrà consegnata alle istituzioni europee dopo un passaggio parlamentare nei prossimi giorni, sarà lo strumento chiave per poter colmare questi gap tecnologici che abbiamo. Penso che sarà essenziale collegare lo sviluppo tecnologico tramite il piano di ripresa a degli obiettivi sociali. Abbiamo un tema di inclusione relativo a giovani, alle donne, alcuni territori del paese che dovranno, a mio modo di vedere, essere delle condizionalità per l'accesso ai progetti del Recovery Plan. Penso che sia necessario essere molto rigorosi su questo, in modo che non si finisca a utilizzare queste risorse per finanziare attività magari che sarebbero state fatte comunque, ma andare invece a creare davvero un'addizionalità positiva rispetto a ambiti che sono quelli dello sviluppo tecnologico, anche dove oggi magari invece non c'è ancora pienamente, ambiti sociali, ambiti territoriali. Credo che questo sia il compito anche poi della sorveglianza in qualche modo sullo sviluppo del piano dal lato del Parlamento europeo e dal lato delle istituzioni e anche della società civile anche nel nostro paese. Quindi consegniamo il piano fra pochi giorni, ma poi avremo davanti a noi circa 3 anni di lavoro per trasformare questo impegno. In realtà voglio ricordare ancora, come ho detto nel mio intervento di prima, che almeno il 20% delle risorse saranno dedicate all'ambito dell'innovazione del digitale, quindi parliamo di moltissime risorse che però, di nuovo lo dico come accennavo prima, senza un impegno forte sul fronte anche delle riforme, delle procedure, prima ho parlato anche del tema della pubblica amministrazione, rischiano non solo di non essere spese, ma anche altrimenti di essere spese mani, cioè ripeto, spese in ambiti che non ne hanno bisogno. Quindi su questo serve un impegno
collettivo e dal lato del Parlamento europeo proseguire da una parte nel lavoro di controllo e anche nello sviluppo legislativo, perché poi certo. Io mi sto occupando di intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di regolare e costruire quindi le condizioni affinché non si debba solo riparare, diciamo, a situazioni dove ci sono dei gap costruiti negli anni, ma partire, chiudo, penso sul tema dell'intelligenza artificiale, in modo che la rivoluzione che io penso in arrivo su questo fronte spesso è già intorno a noi e molti non se ne rendono conto, ma avremo un aumento esponenziale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ecco, penso che in termini di fiducia, di comprensione e di condivisione e di coesione sociale possiamo partire con il piede giusto, affrontando da subito le cose con diciamo questo approccio. Grazie. Grazie davvero a Brando Benifei, che tra l'altro lasciamo ai suoi impegni istituzionali. Grazie per essere stato qui con noi in questo Smart Event di EUnews dedicato al digitale. E domanda per Franco Accordino, appunto, Commissione Europea, secondo giro di tavolo. Intanto io ricordo a chi ci ascolta, a chi ci vede, che se volete inviarci delle domande potete farlo e noi cercheremo di rispondervi e darvi conto qui in diretta. Saremo ancora per un altro quarto d'ora insieme. Franco Accordino, ricordava Benifei, quando parliamo di digitale in realtà non dobbiamo dimenticare che poi ci sono, come su altri settori, il green eccetera, delle priorità trasversali, giovani e donne. Sappiamo che tra l'altro i settori ad alta innovazione come il green e come il digitale come dire rischiano, se non adeguatamente diciamo bilanciati, con impatto di studio di valutazione impatto di genere dei progetti, anche questioni intergenerazionali, di sfavorire delle categorie che spesso fanno fatica a entrare in quei mercati del lavoro ad alti skill per tante ragioni. Quindi paradossalmente dobbiamo stare attenti che l'innovazione legati a questi settori non allarghino di più dei gap sociali. Questo è stato tra l'altro oggetto di una campagna che in Europa ha avuto molto successo, si chiama Alphavit, promossa dall'europarlamentare tedesca dei Verdi Alexandra Ghese, che ha avuto grande risonanza anche in Italia. E cioè, attenzione che per fare innovazione bisogna sempre ricordare una dimensione sociale in cui l'innovazione viene accompagnata e viene partecipata da tutti. Lei è d'accordo? E che cosa possiamo fare per evitare salti tecnologici importantissimi per tutti, ma che lasciano indietro troppe persone e allarghino poi le disuguaglianze? Assolutamente, non posso che essere d'accordo su questo, ma perché lo devo, ma anche perché lo sento. Nel senso che dobbiamo sempre guardare a quello che gli inglesi dicono cognitive diversity, no? Cioè non soltanto la questione di genere, che è fondamentale, ma anche la diversità cognitiva, tradotto in italiano, no? Assicurarsi che quando si fanno dei progetti ci vogliono tutti i tipi di competenza, tutti i tipi di skills che portano soltanto del valore, ecco, della creatività, insieme ovviamente all'aspetto razionale che c'è sempre in ogni progetto e alla creatività che spesso viene dagli aspetti meno razionali. Voglio dire, c'è bisogno un po' di tutto, e io credo, da questo punto di vista, l'Italia abbia delle potenzialità enormi. Infatti uno potrebbe collegare proprio questa creatività magari a questa diversità che è importante, che c'è in Italia e che trascende l'aspetto del genere. Ciò non di meno ci sono degli elementi ben chiari in tutte le politiche europee, e da questo punto di vista, voglio dire, certamente verrà dato uno sguardo particolare a questo aspetto qui in sede di valutazione proprio dei programmi, però ovviamente sta ai Paesi membri fare le scelte opportune. Quindi questo è un aspetto, però se mi consente vorrei un certo, pochino, aggiungere alcuni elementi a ciò che diceva l'onorevole Benifei e collegarmi anche un po' a quello che ho detto Giorgio prima. L'elemento dell'addizionalità è importante, quindi qui parliamo di un investimento che è considerato straordinario, quindi one off, però con una prospettiva di avere una sostenibilità non solo da un punto di vista ambientale, a cui siamo abituati con l'uso del termine, ma anche da un punto di vista economico. Quindi occorre assolutamente generare del valore. Che tipo di valore generare? Un valore che sia
commensurato e proporzionale a quello che l'Italia può offrire, al di là del digitale. Voglio dire, in Italia c'è un'economia, il digitale ha la potenzialità di trasformarla, di farla accelerare, però allo stesso tempo l'Italia ha una capacità indigena che è sommersa nel diventare anche un produttore di servizi e di prodotti, come Giorgio ci faceva osservare prima, no? Semplicemente si tratta di guardare quali sono quei percorsi che dobbiamo vedere nei prossimi 3-5 anni, magari anche 10 anni. Intanto è arrivata una domanda, proprio per lei, tra l'altro, sì. Che dice, qual è il consiglio? Noi, oltre all'RRF, c'è l'RRF, che è considerato straordinario, poi però c'è il bilancio dello Stato, che è ogni anno, e poi ci sono i programmi europei che sono per 7 anni, si spera poi rinnovabili. Uno di questi programmi è il meccanismo europeo per la connettività, è stato menzionato il Digital Europe, però abbiamo il cosiddetto CEF digitale che investe 9 volte di più di ciò che non abbia fatto nel precedente quadro pluriennale finanziario. Quindi la mia unità ne è responsabile e vi posso garantire che lì stiamo cercando di vedere, di enfatizzare al massimo le sinergie possibili tra l'investimento a livello europeo e l'investimento che ci si aspetta a livello di Stato membro con l'RRF e poi anche con gli altri programmi che saranno sempre lì, l'IRDF, quindi i fondi regionali, i fondi agricoli, eccetera, e poi quelli nazionali. Ora, cosa voglio dire con questo? Se occorre costruire un'infrastruttura europea del supercalcolo, come giustamente citava prima Giorgio, occorre investire nei backbone di connettività. Ecco, allora a quel punto il SEF, Programma Gestione Diretta Europea, può occuparsi dei collegamenti transnazionali, transfrontalieri, mentre l'RRF può finanziare i singoli nodi. Poi parliamo poi di corridoi 5G. Vogliamo parlare anche un po' di 5G? Il 5G fornisce una grande opportunità a tutta l'Europa, proprio per la sua caratteristica di essere pervasivo, di portare un certo tipo di connettività ovunque, quindi di collegare oggetti, realizzare delle visioni, delle applicazioni, degli use case che sono senza precedenti, non so, per dire l'ospedale a casa delle persone che non possono andare all'ospedale per motivi vari, di ambulazione o quant'altro, e noi gli portiamo i dispositivi medici, dispositivi medicali, chiamiamoli così, quindi le apparecchiature medicali, a casa per poterli monitorare costantemente e agire in modo tempestivo nel caso in cui ci sia un problema, no? Allora, lì, con grandi risparmi anche per ovviamente, lo Stato, però, ovviamente. Voglio soltanto dire che una visione del genere, che più o meno nel nostro immaginario collettivo, per realizzarla bisogna avere il cloud to edge, il 5G che ti tiene sotto controllo questi dispositivi, che non li lascia collegati alla rete locale della domestica, della vecchietta o del vecchietto. Ci vuole tenerlo, come dire, collegato costantemente. La stessa cosa, quindi ci vuole il cloud to edge, ci vogliono gli algoritmi predittivi, quindi machine learning, dati, eccetera, eccetera. Allora, ecco che si collega la domanda a un'applicazione specifica con l'offerta tecnologica, infrastrutturale, eccetera. Allora, dobbiamo concepire queste cose nell'ambito di piani di transizione digitale locali, regionali, provinciali, e da lì vedi dei big champions, come dire, come l'Istituto Italiano di Tecnologia o il CNR o magari un'industria che diventa fornitore in partnership con una dimensione locale. Questo è possibile e credo che sia caratteristico e peculiare di una realtà italiana che ha ancora molto da offrire, ecco. La domanda che arriva da Lorenzo, in particolare dal nostro pubblico, è, dottor Accordino, qual è il consiglio di base che la Commissione dà ai governi nel compilare il recovery per una sana transizione digitale? Rispondiamo. Allora, non è un solo consiglio, forse meno male. Se devo darne uno, pensare e strutturare il programma con una logica di sistema, però forse è poco. Questo significa tanto, significa veramente fare in modo che quando si concepiscono gli investimenti su tale missione o componente, perché sapete che l'RRF è strutturato, i piani nazionali sono strutturati in missioni e componenti, non venga guardato in modo siloed, in modo separato, verticale, ma ogni missione e componente
che spesso fa riferimento a un ministero o una particolare area del paese, guardi anche a quello che fanno gli altri e ci sia una visione insieme. Io credo che questo messaggio sia passato e le ultime versioni che abbiamo visto già tendono ad andare in questa direzione, e questo è abbastanza incoraggiante. E poi lo vedremo, diciamo, tra qualche giorno sapremo della messa a terra con la presentazione in Parlamento del PNRR italiano. Professor Giorgio Metta, è stato pluricitato, e tra l'altro c'è anche una domanda per lei che le anticipo già, così, diciamo, poi andando in chiusura non me la dimentico, e ce la fa Elisa, gliela fa Elisa. Lei ha parlato, professor Metta, di sostegno ai ricercatori, ma si chiede Elisa, nelle scuole mancano ancora le professionalità per spingere i giovani verso questi settori. Non rischiamo di correre con una gamba legata? Ottima domanda, aggiungo. Ok, iniziamo da questa risposta. Ok, è vero, ma è vero parzialmente, nel senso che, non lo so, forse sono un ottimista, però io vedo una produzione di talento in Italia che non è bassa, quindi ovviamente poi su alcuni settori ci mancano delle figure professionali. Parlavamo di digitale, noi per esempio abbiamo una difficoltà, noi stessi che siamo comunque un istituto di ricerca, in teoria possiamo anche formare certe competenze, a trovare competenze ad esempio nel supercalcolo, un tema, diciamo, importante, ma dove c'è una guerra incredibile tra i vari attori mondiali per accaparrarsi i migliori talenti. Quindi è chiaro che esiste anche questo aspetto, però dal punto di vista della preparazione dei nostri laureati, poi in ultima analisi, ma che vuol dire che arrivano poi dalla scuola, forse non c'è un incoraggiamento completo ad andare verso la direzione di queste materie, però a livello di preparazione, quando arrivano, sono tutti piuttosto bravi. Per cui io temo che il problema del nostro paese sia stato la perdita proprio di questi talenti, perché molti sono andati all'estero poi alla fine. Che va benissimo, visto che parliamo di Europa, va benissimo se le persone si spostano, se ne tornano altrettante, oppure se attiriamo altrettanti europei che decidono di venire a lavorare in Italia. Quindi se il gioco è a bilancio zero, manteniamo le competenze. Il problema è stato che, ripeto, nei decenni passati c'è stata una perdita netta di competenze. Si può fare di più, come sempre, certamente, si può incoraggiare, si parlava degli ITS, si possono aiutare la costruzione di percorsi che vadano nella direzione del digitale, visto che parliamo di digitale, ma ci sono anche altri temi importanti da tenere in considerazione. Si può fare, certamente. Potrebbe essere uno dei programmi, adesso non so se era la versione precedente del PNRR, riportava anche un aspetto su tutta la parte di formazione, immagino che sia stato mantenuto, e aspettiamo di vedere come sarà poi declinato in pratica, quali saranno le azioni concrete per poi realizzare questo genere di incoraggiamento ai nostri bravi studenti a diventare degli esperti in questo genere di materie tecnologiche. Grazie davvero Giorgio Metta, tra l'altro appunto il tema per esempio degli ITS è un tema che è stato anche toccato nell'intervento di apertura, di insediamento di Mario Draghi al Senato diverse settimane fa. Prima di andare a chiudere, rilanciamo ancora il sondaggio per avere gli ultimi feedback. Lo sviluppo digitale è la chiave di volta per una ripresa duratura, avete qualche minuto di tempo ancora per rispondere. Volevo chiedere ovviamente ai nostri ospiti, prima di salutarci, se avevano anche loro una risposta a questo sondaggio personale. Ovviamente immagino siate estremamente ottimisti, ma diciamo l'ottimismo della ragione o quello della volontà? Franco Accordino. Entrambi. Entrambi, direi. Non ci resta altra scelta che essere ottimisti, direi, nel senso che dobbiamo rimboccarci le maniche e
lavorare solo. Cosa vuol dire questo però? Perché vorrei sottolineare uno dei problemi che spesso abbiamo, soprattutto in paesi come l'Italia, però anche a livello europeo, la frammentazione. Frammentazione di tante idee, no? Tanti modi di fare le cose, le stesse cose in modo diverso. Quello che voglio dire è, in Italia ci sono, non so, 8-9 mila comuni, adesso non ricordo esattamente il numero. Se ognuno di questi comuni ha un piano di transizione locale, se ognuna delle 100-200 amministrazioni, come dire, di istituti nazionali ha un proprio piano di modernizzazione, e poi ognuno fa secondo la propria, come dire, dove la porta il vento, quindi senza nessuna organizzazione, integrazione a livello regionale e poi nazionale, magari anche europea, si finisce per favorire, per frammentare automaticamente l'offerta, perché ci si rivolge a persone diverse. Allora, quello che vorrei introdurre è un meccanismo importante che fa parte della cosiddetta visione implementativa, quell'ossimoro di cui parlavo prima, no? Ed è quella di utilizzare migliori pratiche, best practice. Quindi fare in modo che se c'è una pubblica amministrazione, un istituto, un comune, un'azienda sanitaria locale, quello, diciamo, dal lato domanda, che fa qualcosa e che c'è un progetto che viene fatto, questo progetto sia da un punto di vista dell'architettura di riferimento tecnica, sia da un punto di vista degli standard, delle norme utilizzate, sia anche delle procedure amministrative, di cui parlavamo prima con Giorgio, no? Cioè come si può ottenere una notifica per gli aiuti di Stato, per esempio, no? Che è, come dire, una cosa che spaventa un po' tutti, no? Allora, ci sono delle esperienze che vanno condivise e quindi occorre aprirsi, mettere le architetture a disposizione, quindi architetture aperte, in modo tale che, diciamo, la parte buona delle soluzioni emerga e venga, come dire, riutilizzata, il riuso venga facilitato e favorito. Ecco, questa è una cosa importante. Quindi, da un punto di vista, se guardiamo le esperienze con i fondi europei nell'implementazione del precedente quadro pluriennale, uno dei problemi dell'Italia è che è in ritardo nell'implementazione. E quindi, se si vuole evitare un problema di tempistica, quindi di... Come al solito, certo. Occorre coordinarsi, e uno dei modi per coordinarsi è quello, oltre che alla programmazione, ovviamente, anche alla realizzazione con l'approccio delle migliori pratiche. Quindi una grande base di dati, chiamiamola così, in modo metaforico, a livello nazionale, ma anche a livello europeo, che consenta di vedere, ad esempio, un progetto sul 5G, un progetto sul supercalcolo, un progetto magari su un'integrazione verticale, come poterlo condividere a livello europeo, a livello nazionale, e far moltiplicare le soluzioni, quindi fare incontrare la domanda e l'offerta di cui parlavo prima. Ecco, questo è un augurio che io vorrei dare. Spero che l'Italia segua questo approccio. Aggiungo all'auspicio appunto di Accordino una domanda per Giorgio Metta, e cioè, arriveremo anche noi ad avere la Silicon Valley europea, o magari, come diceva qualcuno, in uno sperduto paesino del sud Italia, che tra l'altro sud Italia che in questo periodo, grazie allo smart working, ha avuto il fenomeno del south working, per cui un sacco di persone che erano a nord o altrove si sono ritrasferiti con i loro laptop e con i loro PC a lavorare comodamente da Napoli, da Lecce, da Palermo e da altri paesini. Tra l'altro, come dire, cambiando il proprio stile di vita, e credo che questo abbia fatto bene a loro e anche ai loro territori. Chissà se questa tendenza si consoliderà e se la pandemia almeno qualcosa di buono l'avrà portata. Sulla Silicon Valley italiana ed europea, che mi dice? Ma mi piacerebbe... Questa qui era di quelle domande, veramente la risposta è giusto quella che si può dare con l'ottimismo. Vedere una cosa del genere succedere nel nostro paese. Non importa dove, ma vedere un'aggregazione di competenze di quel genere, che sono fantastiche in Silicon Valley, perché ormai è vero che sono partiti con un po' di idee che poi sono diventate grandissime, ma ormai hanno una tale capacità di fare, almeno per tutto quello che riguarda il digitale, che è assolutamente incredibile. Io credo che ci siano delle partite che noi possiamo ancora giocare, che sono legate in parte al digitale, ma magari a temi diversi. Abbiamo il tema, adesso qui gioco un po' in casa, abbiamo il tema della robotica, abbiamo il tema, che è ancora un tema che deve svilupparsi oltre
alla mera robotica industriale, quindi pensiamoci, perché potrebbe essere la prossima scommessa, il prossimo futuro, e perché no, potrebbe essere l'Italia a fare un po' la parte del leone in questo campo. Potrebbe essere l'agri-food, perché no? Abbiamo tantissimo, abbiamo una capacità di alta qualità nei prodotti, perché no diventare un, diciamo, un ecosistema dove facciamo agricoltura in maniera diversa, abbiamo magari i robot in agricoltura, magari facciamo un'agricoltura molto più sostenibile, e questo modello viene fuori proprio dal nostro paese. Per il resto sono d'accordo sulle best practice. Anzi, grazie Franco per il messaggio, perché è assolutamente la cosa che dovremmo fare, identificare quelle che sono le best practice, magari già in essere nel nostro paese, e semplicemente fare copia e incolla, visto un termine basta digitale, copiare. Facciamo copia e incolla e replichiamo lo stesso modello anche su tematiche diverse, però il modello rimane quello. Non dobbiamo necessariamente reinventare la ruota ogni volta che vogliamo lanciare un nuovo progetto. Certo, certo. E noi andiamo in chiusura perché insomma abbiamo concluso la nostra ora insieme, appunto dedicata al mondo del digitale, di questa transizione digitale, aspettando, mancano veramente pochi giorni, quel che sarà la messa a terra su questo e su altri temi del PNRR italiano. Andiamo in chiusura, come promesso, leggendo anche i risultati, chiedo alla regia ovviamente di darmene conto, sul sondaggio che avevamo lanciato: lo sviluppo digitale è la chiave di volta per una ripresa duratura. Avevamo scoperto che siete tutti molto ottimisti. Nel frattempo il risultato è un po' variato: i sì sono al 90%, i no al 5%, i non so al 5%. Quindi insomma resta comunque l'ottimismo, penso sia delle ragioni che della volontà. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Franco Accordino, ricordo Commissione Europea, capo dell'unità investimenti nelle reti ad alta capacità, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tecnologia, ne è il direttore scientifico, grazie ancora, è sempre un piacere. Sì, grazie a voi. Avete ascoltato anche nel corso di questa ora insieme l'europarlamentare Brando Benifei. Io ringrazio voi che ci avete ascoltato e seguiti qui sui canali di EUNews, e ringrazio ovviamente EUNews per l'impegno che mette nel raccontarci l'Europa in tanti modi importanti e utili e rendercela sempre più familiare. Grazie a voi per questo Smart Event, appunto, EUNews. Buon proseguimento. Grazie.